Buonasera a tutti, ben ritrovati. Dopo i lunghi mesi di vacanza, finalmente eccoci tornati. Spero che abbiate passato delle vacanze rilassanti. Io non mi posso lamentare, 15 giorni di mare me li sono goduti al massimo, che era da 2 anni che non andavo in vacanza, e quindi adesso siamo più carichi. Allora, io sono, come avrete capito, Graphic Beatrice. Questo è il mio canale YouTube, dove realizzo video tutorial per PineShot Pro e Photoshop. Oggi ci occuperemo di realizzare un blend con PineShot Pro. Il blend che andiamo a realizzare è... adesso lo faccio vedere. È questo, eccolo qui, questo blend qua. Le immagini di Jennifer Lopez le ho trovate nel web. E le due texture, paper, come le volete chiamare, le ho trovate anche loro per il web. E niente, direi che possiamo partire. Allora, innanzitutto andiamo a aprire un nuovo file 1000x800 pixel trasparente. Ok, avviciniamo un po'. Seleziona tutto. Andiamo a portarci su questo paper. Modifica coppia, ci riportiamo sul lavoro, modifica incolla nella selezione. Adesso andiamo a mettere, ed è selezionate, andiamo a mettere le due immagini della Lopez sopra questo sfondo. Prima di tutto però andiamo a dare l'effetto FM Tile Tool Blend Emboss a questo paper, così almeno viene un po' più in rilievo. Andiamo a prendere questa prima, modifica coppia, modifica incolla. Questa immagine ovviamente è troppo grande, quindi andiamo a ridimensionarla all'80%, quindi immagine ridimensiona 80%, tutti i livelli non settato, bicubico settato e fate ok. Andiamo con lo strumento sposta e la posizioniamo da questa parte più o meno così. Andiamo a aprire l'altra, questa qua, modifica coppia, portiamoci sul lavoro, modifica e incolla come nuovo livello. Anche questa ovviamente è da ridimensionare. Quindi immagine ridimensiona anche questa 80%. E l'andiamo a posizionare più o meno qui. Aspettate che sistemiamo un po' qua perché è un po' più corta. Ok. Mi raccomando, cercate di non tagliare né di qua e né di qua. L'immagine deve essere intatta. Ora dobbiamo fondere le due immagini. Quindi strumento selezione rettangolo, sfumatura 10. Andiamo a tracciare un rettangolo più o meno qui e premete cancelletto. Ricordatevi di stare su raster 3. Deselezioniamo e andiamo a rimettere l'immagine in opacità completa. Ecco, qui come vedete si vede il tranche delle due immagini che sono differenti. Quindi dobbiamo andare a correggere per non far vedere il taglio, quindi con lo strumento sfumino andate a scegliere un pennello che vi aggrada di più. Io userò magari questo, una dimensione più o meno così va bene, 231, opacità 60, e andiamo a sfumare leggermente in modo da fondere un pochino le due immagini. Facciamo così perché sennò non ce la facciamo. No, invece così non va bene. Sì, è un lavoro un po' fastidioso questo, eh? Però dobbiamo farlo, sennò si nota troppo. Poi tanto non vi preoccupate perché poi ci vanno su altre cose, quindi si copre ancora meno. Ecco, già così vedete che non si nota quasi per niente il taglio che c'è tra le due immagini e lasciamo così.
Adesso le uniamo, tasto destro sulla prima miniatura, unisci giù. Livello, nuovo livello che potete aggiungere da qua nel modo classico oppure da qui, nuovo livello, ok. Adesso andiamo a cercare i pennelli e dobbiamo usare dei pennelli Grange che io ho trovato in rete. Questi qua erano pennelli per Photoshop, che solitamente i pennelli per Photoshop si riescono a importare in PyShop Pro, però proprio questi pennelli non sono riuscita a importarli, quindi ho dovuto aprirli tutti in Photoshop, trasformarli in PNG e poi ho potuto praticamente portarli su PyShop Pro. Andiamo a prendere il pennello, questo qua, Brush Paper Grange 721, ok, colore di primo piano, impostate questo colorino rosa che io l'ho prelevato col contagocce, ovviamente, dai lavoro, dalle immagini che ci sono, perché per fare un lavoro abbastanza armonioso bisogna sempre prendere comunque colori dalle immagini che si devono usare. Il codice questo è CCFA6, ok, e invece quello di secondo piano è un marrone un po' più scuro, 513713 e ok. Bene, col colore chiaro di primo piano e il pennello che poi vi metterò il link in descrizione, andate a applicarlo qui e qui. Ok, cambiamo la miscelatura in indebolisci, aggiungiamo un nuovo livello, ok, e andiamo a cambiare pennello e stavolta usiamo questo qui che è Brush Paper Grange 629 e andiamo a applicare sulla sinistra, così, poi se volete potete applicarlo anche un po' più giù, magari così, ok. E qui dobbiamo andare, ah no, dimenticavo, prima di tutto qua dobbiamo usare l'altro colore, quindi invertite i due colori, passate il colore scuro di primo piano e andiamo a applicarlo appunto qui e qui, lo facciamo così magari, ok, in questo modo. Cambiamo la miscelatura in rafforza questa volta, così è molto più intenso il colore. Adesso un altro livello, livello nuovo livello raster, andiamo a pescare il pennello sempre di questa famiglia che è Brush Paper Grange 714, ok, sempre con il colore stavolta chiaro, lo andiamo a applicare in alto, una volta lo applicate qui, una volta lo applicate qui e cambiamo la miscelatura anche qui in indebolisci. Altro livello nuovo, ok, e giustamente altro pennello, quindi stavolta andiamo a prendere Paper Grange 566, eccolo qui. Le dimensioni rimangono quelle che ci sono, non le cambiate perché vanno bene così. E andiamo a applicarlo con il colore scuro anche da questa parte, quindi facciamo così e così, e anche qua andiamo a cambiare la forza, ok? E qua ci siamo. Adesso dobbiamo usare tanti pennelli, quindi mi raccomando, ogni pennello deve avere un proprio livello. Quindi noi adesso andiamo a usare i pennelli Paper, che anche questi li ho dovuti aprire in Photoshop, trasformare e salvare in PNG e poi li ho importati qua. Quindi andiamo a prendere questi pennelli qua a mo' di strappo, come vedete, bruciature, strappo. Anche questi io ve lo metto in descrizione, link, poi non so se non funziona dovete fare come ho fatto io, se no se ne trovate qualcun altro
simile che riuscite a importare normalmente, non è un problema. Allora, qui dobbiamo usare i pennelli non troppo grandi, ovviamente. Andiamo a sceglierne alcuni. Allora, questo qui va bene. Anzi, forse anche un po' più grande ci sta. Ok, questo qui che, come vedete, qua ce ne sono diversi. C'è questo qui che è più piccolo, è a dimensione 257. Questa dimensione 436 e poi abbiamo il massimo che è l'872, ma io dico che una via di mezzo va bene, quindi 436 va molto bene. Lo applicate dove volete, insomma, perché qui è tutto una questione di gusto, insomma, uno lo applica dove vuole. Andiamo aggiungere un nuovo livello e a scegliere un altro pennello, sempre strappo, andremo a prendere allora questo qui 3,75, sì che lo mettiamo qua così non la copro, ok, questa poi al limite si allunga un po' perché sennò non si collega bene, ok, lo lasciamo così. Nuovo pennello, adesso sicuramente non verrà lo stesso risultato dell'immagine che vi ho fatto vedere all'inizio, perché comunque non è che mi ricordo i pennelli che ho usato, ne userò altri di diverse dimensioni e li metterò magari in diverse posizioni, però un nuovo livello aggiungiamo ancora, andiamo a pescare un altro pennello, questo qui è 363, dovrebbe andare. Ok, bene. Fate in modo che i pennelli che andate a mettere in qualche modo si collegano. Adesso io sto mettendo diciamo una specie di così provvisoriamente, poi vado cancellandolo e vado sistemandolo, insomma, come vedete adesso qua vado a prendere un pennello perché devo andare a cancellare leggermente qua perché non mi piace che va sopra. Ok, livello nuovo, altro pennello, usate sempre il colore scuro perché sennò quello chiaro non si vede, tanto poi cambiamo le miscelature, quindi ci va bene. Andiamo a prendere, allora vediamo, questo è 3,14, questo qua è enorme, proviamo a prendere questo, vediamo che succede, che io lo metterei. Allora, vediamo un po', lo ruotiamo. No, l'ho ruotato troppo. Ok, lo applichiamo qui in modo che si collega a quello là sopra, come vedete. Adesso io se voglio andare a vedere un po' come ho fatto, vado a ripescare perché sennò non mi ricordo. Ok, andiamo ad aggiungere un nuovo livello. Un nuovo pennello, sempre la stessa famiglia, eh? Aspettate perché sì, siamo sul pennello, perché non volevo che magari ero sulla gomma. Stessa famiglia, pennelli diversi, eh? Ok, andiamo a piazzare un bello strappo qui. Sì, che non mi dispiace affatto. Andiamo a prendere cosa così, ecco, lo mettiamo qui, più o meno, beh, io qua adesso l'ho messo in due livelli, due pennelli nello stesso livello, mi sono dimenticata di aggiungerne uno nuovo, è un lavoro un po' lunghetto, perché comunque, ripeto, qua va a gusto, dovete vedere voi quali e quanti pennelli mettere, eh. Vediamo un po' che cosa possiamo piazzare. Basta, finiscono qua. Ecco, metto questo. No, questo l'ho già messo. Andiamo a prendere questo com'è. Io non me li ricordo tutti, ragazzi, i pennelli. Portate pazienza, poi qua proprio davanti
alla Jennifer Lopez e Nomme Garba. Vediamo se c'è più piccolo questo. No, questo è troppo grande. Questo l'abbiamo messo. Questo non mi ricordo. L'abbiamo messo? No, vabbè, lasciamolo così. Andiamo un po' a lavorare di gusto. Ecco, questo magari lo posso piazzare ancora. No, qua non mi piace. Qua. No, stavo lì. A livello nuovo, vedete che dimentico io. Vediamo un po', ecco, questo volevo mettere, questo qua che mi piace, lo mettiamo. Vabbè. Diciamo che con i pennelli lasciamo così, perché sennò poi se starò qua una vita ogni volta, ciao. Allora, adesso cambiate la miscelatura dei diversi pennelli a vostro piacimento tra il sovrapponi e il rafforza. Poi potete anche usare quello che volete, però io sono questi quelli che ho usato di miscelatura. Poi voi siete liberi di cambiarle, non devono essere per forza uguali alle mie. Sovrapponi, che comunque resta di fatto che il sovrapponi è il meglio in assoluto, secondo me. Ma no, questo non si vede, facciamo rafforza. Insomma, non è che meglio, ma questo qui qual è? Ok, fate tutti. No, c'è questo, che facciamo? Rafforza, perfetto. E poi abbiamo questo qua. No, questo l'abbiamo già fatto. Ok, per ora abbiamo finito qua. Con i pennelli abbiamo finito. Adesso apriamo innanzitutto un nuovo livello. Selezionate tutto. Andiamo a aprire l'altro paper, che non è questo, ma è questo. Modifica, copia. Ci portiamo sul lavoro, modifica, incolla nella selezione e andiamo a cambiare la miscelatura in rafforza e abbassiamo l'opacità perché così è veramente veramente scuro a più o meno un 58, presso poco più, poco meno 46, ah sì, lasciamo 46. Ok. A questo livello mettiamo sempre l'FM Tile Tool Blend Emboss, ok, così evidenzia un pochino il nostro paper. Adesso possiamo, aspetta un attimo, vediamo se metto, no, lasciamo com'era, no, avevo fatto la forza, ok, meglio il primo. Ok, adesso andiamo a aprire un altro file. Intanto aspetta che guardo qua, aspettate. Ah sì, giustamente. Qui si possono aggiungere altri pennelli. Allora, a questo livello aggiungiamo un altro livello. Io l'ho aggiunti, poi voi potete decidere di lasciarlo così o no, però io vi consiglio di aggiungere ancora qualche pennelluccio, giusto per, io ho aggiunto qualche pennello floreale che adesso andiamo a prendere con il colore di secondo piano, che è quello scuro. Vediamo, giusto per farvi un'idea di quello che ho fatto io, poi io mi ripeto sempre, siete liberissimi di aggiungere o no gli stessi pennelli che uso io, oppure no, usiamo quello chiaro che mi sa che è meglio, però questo fiore non mi piacque. Allora, ce ne sono altri molto molto più belli, come ad esempio, vediamo questo, questo è grandissimo, lo ridimensioniamo un po', andiamo a metterlo qua, non è male. Andiamo a mettere indebolisci,
Vedete che non è un brutto effetto. Aggiungo un nuovo livello. Aggiungo un nuovo livello. Andiamo a beccare qualche altro pennello floreale o boh. Questa è la vostra libera scelta. Io posso mettere quello che uso io, ma poi siete voi liberi di... Anche qui andiamo a mettere sovrapponi, ma mi piace più. Indebolisce anche qua. Non si vede tantissimo, ma comunque ci sta. Livello nuovo, metterei anche un po'. Io vado a vedere quello originale. Come vedete, qua ho usato altri pennelli. Qui. Ho usato anche dei pennelli luminosi, che se adesso mi ricordo quali sono, li vado a piazzare, che mi piacevano molto l'effetto che facevano, forse era questo, non ricordo. Vediamo un po', non infatti, però andiamo a metterci più in qui. Ripeto, non verrà sicuramente uguale a quello che ho già fatto, però. Non è che si vede granché, però vabbè, se vogliamo aumentare un po' l'effetto luce, io faccio così e vado a piazzarlo. Magari abbasso l'opacità, giusto per non fare eccessivo, però non era questo il pennello che ho usato. Ovviamente, perché io non mi ricordo poi i pennelli che uso, perché alcuni me li sono scritti, altri no, che comunque, insomma, i pennelli ce ne sono talmente tanti che... Non è che si può indicare metti questo e metti quello. Approssimativamente, vediamo di mettere questo, cosa succede. Lì potremmo metterlo anche qua, però aggiungerei un nuovo livello. Lo metterei qua, ovviamente, però lo immagine returner, lo metterei qua sopra perché me l'ha selezionato. Perché immagine returner, anche qui mettiamo indebolisci, ecco, vedete che non ci sta male male, altro livello, altro pennello, stavolta voglio mettere, vediamo questo cos'è, potrebbero anche andare bene, no? Però non mi piace, andiamo a mettere. Ecco, c'erano anche questi cracchettini qui, vedete che ne avevo un altro pennello con i crack crack, che però vanno sopra e non mi piacciono. Vabbè, poi uno li usa, non li usa, fa quello che vuole. Vabbè, tiriamoli via perché sennò faccio confusione. Livello nuovo. E voglio andare a trovare un pennello a mo' di luci luminose, insomma, vediamo se lo troviamo. Questo è un tutorial un po' vecchiotto, però io l'ho ripreso e l'ho rimodificato perché ovviamente quando l'avevo fatto avevo altri pennelli, avevo un altro Photoshop, quindi non sempre sono uguali i risultati, quindi ho dovuto rifare. Ti ho messo anche questo, magari con la gomma andiamo a cancellare sulla faccia perché è veramente bruttino, solo sulla faccia, per il resto non ci importa. Andiamo a vedere, no, pennello, sto andando sulla gomma. Vedete, poi io man mano che vedo magari un pennello che mi ispira, piglio e lo piazzo. E questo è il bello della diretta, diciamo. Allora, vediamo un pennello di quelli a puntini luminosi. Vediamo se trovano. Qua ci sono i capelli, qua c'è un orange. Dai su. Ce l'ho, portate pazienza, eccoli, vedete che ce l'ho. Solo che io non voglio questi, ecco, voglio tipo questi, magari non così grossi, questi, un po' troppo, andiamo a rimpicciolire, e qua mettiamo indebolisci, che a me l'effetto piace molto di più, qua
cancello perché sulla faccia così non mi piace molto. Aggiungiamo un nuovo pennello. Vediamo, c'avevo anche dei schizzettini più piccoli che erano molto carini. Sembravano un po' di pioggerellina, però vedete dove ce l'ho. Magari mi confondo, magari non ce l'ho più qua, ce l'ho su Photoshop, che tutto è possibile con me, guardate, io ho una memoria che poco basta. Mia figlia penso che sia più come memoria, se ce l'abbia più della mia, ecco, questa forse non andrebbe bene. Eh sì, lasciamo questi così un po' qua, un po' là e ci stiamo dentro. Ok, così non è male, direi. Lo lascerei così, a meno che non trovo qualche altra cosa e ce la piazzo. Questa qua. Ecco, altri puntini li abbiamo aggiunti, che a me piacciono molto questi pennelli puntinellati, no? Che danno quell'effetto lì. Vabbè, lasciamolo così, non tocchiamolo più perché sennò lo pastroniamo troppo e facciamo un disastro. Adesso andiamo ad aprire il file luce che ho fatto io, che è questo, vedete con PSD, ho fatto Photoshop, modifica, copia, andiamo sull'immagine, modifica, incolla come nuovo livello. Dobbiamo prenderlo, spostarlo, perché ripeto, questo l'avevo fatto più piccolo, il tutorial, nel senso con i pixel della tela più piccoli, quindi la luce qua è più piccola, ma noi l'andiamo ad adeguare usando lo strumento sposta. Ok, mi pare che vada bene, deve sembrare che gli gira dietro, più o meno più. Ok, e qui andiamo a mettere la nostra miscelatura, indebolisci, c'è già, la duplichiamo perché se no non si vede, infatti non ho ancora azzeccato bene la posizione. No, perché già è vero, prima di duplicare devo sistemarla, se no dai su e me. Ok, vediamo se la duplico, che succede. Vabbè, lasciamola così, dai ragazzi, perché ovviamente livelli unisci visibili. Adesso andiamo a firmare il lavoro, quindi nuovo livello raster, la mia firmettina, andiamo a pescarla, che perché sono andata qui, devo andare qui negli ornamenti, eccola qua, troppo piccola. Vabbè, dai, la lasciamo così, che tanto immagine ruota 90 gradi, la piazzo di qui se non si vede qua, che poi l'ho coperto, o sovrapponi, non si vede niente, luminanza esiste, non si vede un tubo di niente, ma comunque vabbè, livelli unisci visibili, effetti, nick, che è qua ovviamente, no, dov'è, dove sei, dove sei, dove sei. Un attimo, perché mi sono persa un filtro. Aspettate, effetti, ecco perché ne ho tanti. Avevo il coso della registrazione davanti e non lo vedevo. Lo devo spostare, adesso non vedo niente. Abbiamo detto Nick, software colore F3 completo. Andiamo a mettere bleach, sempre il mio inglese fa schifo. Qui andiamo a mettere più 20. Ok, andiamo a cambiare i settaggi qui. 52% la saturazione. Ok, meno 44 il global contrast, quindi così più o meno. Più 80 local contrast, e poi se non mi sbaglio applichiamo, ecco qua, vedete l'effetto è quello che vi ho fatto vedere nel lavoro originale. Adesso andiamo di nuovo su effetti, stavolta usiamo Filter Forge,
frame, adesso si apre, andiamo sui frame, eccoli qua, watercolor frame, che devo trovarlo perché non lo trovo, no, ovviamente non è questo. Ecco qua, adesso si vede la mia registrazione. Com'è che si torna indietro? Aspettate, ecco qua. Allora, texture frame è qua, ecco qua, questo qua è il watercolor. No, ma perché una volta sola bisogna cliccare. Andiamo i setting, mi sembra che è questo quello di default, questo non mi ricordo più, questo mi pare che è il terzo, partendo da sinistra, setting, qua mettete 8, ok, 92 il secondo, perfetto, 7 il terzo, che è lo smoothing, ok, il 15 è il round corner, e 800 è questo, siamo giusti, 13.910, vabbè, possiamo anche lasciare quello che c'era, ecco, adesso giusto giusto, e clicchiamo su applica, ed ecco il nostro effetto finale. Adesso andiamo a usare un font a scelta, io userò, dobbiamo scrivere il suo nome, quindi andiamo a usare, ma io quasi quasi lascio questo, Mars, vediamo come viene, il colore di secondo piano scuro, così è troppo piccolo, andiamo a mettere i pixel a 48 e vado a scrivere Jennifer a capo Lopez, ok, lo lasciamo così che non è male. Applichiamo, lo ruotiamo un attimino, ok, lo posizioniamo dove si legge ovviamente la scritta e io vediamo, dobbiamo, ma sì, direi di lasciare così, rafforza come miscelatura, effetti 3D sfalze ombra e metterei 1-1 bianco, ma mi sa che non si vede una mappa. Proviamo a fare indebolisci, indebolisci, devo metterlo nero, le sfalze ombra, vediamo un po' che cosa viene fuori, perché se no non si vede, perché ho usato un pennello un po' piccinino, così non spiace, mi pare che si vede, se faccio indebolisci, no, moltiplica, anche qua va a gusto, lasciamo questo, dai, lo facciamo così che è meglio. Allora, lo lascio col bianco. Che confusione, ragazzi, io sono sempre un po' pazzoide. Ok, ecco già così e magari lo duplichiamo in modo che si nota un po' di più anche due volte. Ok, lo lasciamo così. Bene, per questo tutorial è tutto. Spero che sia di vostro gradimento. Se vi è piaciuto, sarebbe molto gradito un mi piace, ma comunque non siete obbligati a farlo. Quindi vi do la buonanotte, visto l'ora. Ci ritroviamo un'altra sera, perché io li faccio sempre di sera i tutorial, con un altro tutorial blend. Grazie per l'attenzione, a presto.